degli interni Matteo Piantedosi, che ha fatto un sopralluogo nella tensostruttura allestita al porto che ospita i migranti. E allora colleghiamoci in diretta con Davide Gangale. Davide, a te. Sì, buongiorno. Una visita rapida qui al porto di Rocella Ionica per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. È arrivato alle 10:15 e si è trattenuto per circa un'ora. Il governo ha deciso di rafforzare questo centro di primo soccorso. Al momento ospita soltanto 5 migranti. Si scorgono i giocattoli dei bambini, ma qui nel 2022 sono state salvate più di 7.000 persone, altre 2.000 finora quest'anno. L'ultimo sbarco, lo avete ricordato da studio, pochi giorni fa, intere famiglie in fuga dal Medio Oriente attraverso la Turchia, la stessa rotta del caicco naufragato a Steccato di Cutro 3 mesi fa. Vediamo il servizio che abbiamo preparato e poi torniamo in diretta. Organizzarci qui non significa, non, per quanto riguarda il governo, non portare avanti politiche di contenimento degli arrivi attraverso l'azione che stiamo facendo con i paesi da cui originano. Le persone qui arrivano a prescindere dalla nostra volontà. Arrivano dalla Tunisia, dalla Libia e dalla Turchia. L'estate si avvicina e il governo si prepara a un nuovo picco di sbarchi. Al porto di Rocella, al posto di questi gazebo bianchi, due nuove tensostrutture climatizzate per migliorare la qualità della primissima accoglienza, in attesa che l'ex ospedaletto alle porte della città venga ristrutturato, si spera, entro agosto. È l'hotspot che il sindaco Zito chiedeva da anni. Rocella è un hotspot da tempo, però non è un hotspot giuridicamente definito. E il passo in avanti è che sarà giuridicamente definito e quindi questo comporta certamente un miglioramento del sistema di funzionamento. La sottosegretaria Vandaferro parla di un cuscinetto che dovrà servire a svuotare altre strutture in previsione di arrivi che sicuramente saranno in aumento, e Piantedosi coglie l'occasione per ringraziare la Calabria. Una nota di applauso e di compiacimento per la collaborazione istituzionale, per la umanità, la solidarietà, ma che non sono solo sentimenti, se devono essere applicati insomma ad una leale collaborazione istituzionale che qui in maniera veramente encomiabile tutta la Calabria e i sindaci calabresi stanno mettendo in pratica su questo problema molto complicato.